Lo Yod era la lettera più piccola dell'alfabeto ebraico. Neanche quello viene azzerato, tutto viene in qualche modo aperto, viene completato. Ciò che in figura si comprendeva oggi è chiarezza per tutti noi, perché l'interprete autentico della parola è la parola stessa, Cristo Gesù, il Verbo che si è fatto carne. Allora la promessa qual è? Lo era per il popolo di Israele, lo è per noi. Chi osserverà e insegnerà anche i minimi precetti sarà considerato grande nel Regno dei Cieli. Chi invece non lo farà sarà considerato minimo, non piccolo, ma minimo, ancora di meno. Diventa il piccolo iota di cui ci ha parlato poc'anzi Gesù. Allora la nostra garanzia è proprio questa. Il Signore è fedele alle sue promesse. Accogliamole, ascoltiamo la sua parola e tutto quanto il Signore ci promette ci sarà dato, perché abbiamo fatto della vita non una nostra interpretazione, ma abbiamo camminato, camminiamo secondo quello che la parola, man mano che le fatiche e le difficoltà si presentano, ci chiarisce e ci indica con certezza. Abbiamo bisogno dunque di tenere l'orecchio del cuore sempre aperto per cogliere ogni minima indicazione che la parola del Signore viene a dire a noi, perché diventiamo grandi ai Suoi occhi.